Benvenuti, oggi 5 maggio, il santo del giorno è San Pellegrino Martire. Tra i personaggi famosi nati in questo giorno ricordiamo la showgirl Brigitta Boccoli. Ed ora passiamo all'oroscopo. Ariete, in questi giorni e soprattutto questa sera un po' di fatica si fa sentire. Cerca di non fare troppe cose. Cerca di ritrovare i tuoi ritmi, le sfide sono aperte, ma questa giornata può comportare una discussione. Oggi potresti risentire di fastidi ai denti e alla testa. Toro, il fatto che il cielo sia sempre più positivo aumenta la voglia di amare. Lieve calo nel pomeriggio. Il lavoro con un gruppo, un'associazione non funziona. Tutto può essere cambiato. Qualche piccolo disturbo in più da questa sera, non fare le ore piccole. Gemelli. Nel pomeriggio cielo migliore, ricorda che tutte le situazioni che nascono adesso, in questo periodo positivo, possono essere portate avanti. In questi giorni si possono fare incontri speciali, trattative di lavoro molto interessanti. Imprenditori o lavoratori autonomi avranno un incontro importante questa settimana, decisioni o incarichi imminenti. Per i dipendenti, stabilità o possibilità di fare richieste interessanti. Cancro. La luna ancora nel segno aiuta i sentimenti. Novità che possono in qualche modo cambiare positivamente la tua vita. Non esitare a fare delle richieste, è il momento giusto. Una giornata che riporta in primo piano qualche buona emozione. Leone. Giornata interessante, incontri favoriti. Qualcuno trasformerà un'amicizia in amore. Fai valere le tue idee, preso le distanze dalle insoddisfazioni di fine aprile. Le cose che fai partire in questo momento sono importanti e anche più gestibili. Fortuna negli incontri. Vergine. La giornata è un po' faticosa, nel pomeriggio abbiamo un deciso recupero. Stelle importanti. Le opportunità che nascono in questo periodo sono ottime. Non bisogna assolutamente discutere o essere troppo polemici. Bilancia. Non drammatizzare le imperfezioni del rapporto, le storie d'amore recuperano in serata. Le coppie molto in crisi a maggio non si faranno sconti. Non mancano le opportunità, sta per arrivare una comunicazione che attendevi da molto tempo. Lo studio riserva grandi soddisfazioni. Scorpione, non discutere nel pomeriggio, fai valere la tua forza. Grandi movimenti in vista dell'estate, se sei a capo di un'azienda o hai responsabilità, entro luglio ti conviene agire, anche se si tratta di chiudere situazioni che non ti interessano più. Sagittario, serata decisamente importante. Non è escluso che nasca un amore o si rafforzi. Periodo migliore rispetto a un mese fa. Il consiglio è di farti avanti se ci sono questioni che restano in sospeso. Compravendite favorite. Capricorno. La mattinata è pesante, in effetti per il Capricorno questo non è un periodo tranquillo. Sei più disponibile al colloquio, ma bisogna capire con chi ti relazioni. Non è un periodo di svolta, ma un buon incontro professionale potrebbe esserci entro l'estate. Soldi in arrivo. Sblocchi se c'è in ballo una vendita o una questione legale. Acquario, è possibile che in questa giornata qualcosa non torni, serata polemica. Coloro che si sono sposati da poco o hanno avuto un figlio evidentemente devono risparmiare o cercare di risolvere qualche problema che arriva da lontano. Bisogna fare attenzione. Pesci. Ancora una giornata importante, in queste ore potrebbero sbloccarsi questioni legate alla casa. Incontri piacevoli, qualcuno riscoprirà i sentimenti perduti. Dai spazio alle novità. È il momento di cambiare, di investire, ci sono ottime occasioni, molto dipende dalla tua età. Compravendite sbloccate, ma non si può pretendere troppo. Proverbio del giorno: dove c'è gusto, non c'è perdenza. Questo è tutto per oggi, arrivederci, a domani.